Ben ritrovati amici, un'altra puntata di Good Morning Vietnam all'interno di Raco Libre. Settimana incredibile. Facciamo un breve riassunto. Conte è andato via, fra gli applausi. È un bel direttore! È un santo! Sì, una meravigliosa persona! È un santo, eh! Apostolo! Evviva il nostro direttore! Evviva! Vostro nuovo direttore totale? Sarà? Sarà? È arrivato Draghi, che è visto un po' come il salvatore della patria. Qualcuno crede davvero che abbia dei superpoteri. Siamo qui perché volete il meglio del meglio del meglio, signore! Le donne del Partito Democratico sono in rivolta. In effetti la lista dei ministri è un po' sbilanciata. No, ma la donna, no, ma la donna, no, ma la donna, l'uomo, no, ma la donna, no, ma la donna. Pochissime ministre donna, quelle che ci sono, vabbè, lasciamo perdere. E poi è venuto fuori questo ministero per la disabilità, che va alla Lega. Probabilmente questo va annoverato fra i tecnici. Battute facili a parte, perché esiste un ministero della disabilità? Non lo dico io, lo dice Jacopo Meglio, che forse ne sa qualcosa più di me di disabilità. L'unico ministero della disabilità possibile è quello che non esiste, perché vorrebbe dire che non esistono discriminazioni. Ma tant'è. Parliamo dei vaccini, parliamone. Da ieri si può prenotare il vaccino per gli ultraottantenni. Avete degli ultraottantenni in famiglia? Avete dato un'occhiatina alle date? Beh, i più fortunati si vaccineranno i primi di marzo, poi se no si va ad aprile. Per la seconda dose bisogna aspettare maggio barra giugno. Andiamo bene, proprio bene. Il mio film di zombie preferito è World War Z. In breve, epidemia zombie, milioni di morti in tutto il pianeta. L'ONU indaga, attraverso Brad Pitt, che è un figo della Madonna, ma questo. Trovano una soluzione, iniettabile. In 10 minuti arriva in tutto il pianeta. Immagini di elicotteri che catapultano quintali di vaccino sulla popolazione. Io mi aspettavo questa roba qua. E invece, le primule. No, ma, cioè, il senso è bello, eh. Primo fiore della primavera, la rinascita. Ma vattene a fare. Culo te tutto ospedale. Abbiamo l'esercito, abbiamo la protezione civile, abbiamo la Croce Rossa. Non me ne frega un cazzo delle primule. Sì, ma tanto adesso è arrivato Draghi, è calato lo spread, la borsa gioisce. I giornali sono tutti dalla sua parte. I giornalisti sono fantastici. Ormai i giornali anche più autorevoli sono pieni di gossip. Articoli sul Grande Fratello, articoli su Fedez e la Ferragni, articoli sulle scarpe che indossava Mario Draghi. E anche articoli sul fatto che Crisanti, da giovane, abbia fatto l'attore nei film di Mario Merola. Felicissima sera! Sì, ma non vuol dire un cazzo. Da giovani facciamo tutti delle cazzate. Io, ad esempio, non vedevo l'ora di votare. Ci vediamo la prossima settimana.